Una città sconvolta che fatica a realizzare quanto accaduto. Riccione è stata colpita al cuore dalla tragedia avvenuta in Veneto, perché l'associazione Centro 21, che il prossimo anno avrebbe compiuto 30 anni, e la cooperativa Cuore 21, che di anni a 7, erano diventati punto di riferimento per l'intera comunità. I centri estivi, i laboratori, la partecipazione ad eventi cittadini, la bottega con le loro creazioni in zona Alba e l'impegno lavorativo dei tanti ragazzi, anche alcune delle vittime, nelle attività commerciali di Riccione. Tra le anime dell'associazione e suo socio fondatore c'era Massimo Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, che lasciata l'attività politica aveva intensificato quella di volontariato. Proprio nei giorni scorsi era andato in municipio a spiegare alla sindaca Angelini i nuovi progetti del Centro 21. In tanti, in queste ore, ricordano commossi il suo sorriso, la sua capacità di confronto e l'impegno. Un grande uomo che ha dedicato la vita alla sua comunità, scrive la prima cittadina. Un uomo di una generosità sconfinata che ha speso la propria vita per gli altri, prima nelle istituzioni e poi nel volontariato, aggiunge la vice sindaca Villa. In un lungo pensiero, l'ex sindaco e amico Daniele Imola ringrazia Pironi per averci insegnato a donarsi, dice, e riporta una sua frase: condividere non è mai facile, ma porta dei risultati straordinari, in primo luogo a noi stessi. Ci siamo domandati molto dove andavamo e cosa dovevamo fare e che cosa serviva. Abbiamo coinvolto di più le famiglie che ci chiedevano questo, anzi molte domande venivano proprio dalle famiglie. Lo vediamo quest'anno, abbiamo un centro estivo dove abbiamo molti ragazzi che non sono di Riccione, vengono da Parma, da Modena, da Bologna, di famiglie che vengono a Riccione da anni e che hanno appunto alcune problematiche, non sapevano come affrontarle e che hanno trovato in noi un riferimento e un referente nel quale non tanto solo i loro ragazzi stavano bene, ma crescevano e sono cresciuti. Il lutto cittadino a Riccione proseguirà fino a domani e poi ancora nella giornata dei funerali da fissare. Intanto la città oggi appare sospesa, quasi incapace di realizzare quanto accaduto a Romina Bannini, 36 anni, coordinatrice dell'area educativa della cooperativa, di cui è stata socia fondatrice e che ha contribuito a far crescere nel corso degli anni. E con lei alla 25enne Francesca Conti, la più giovane delle vittime, alla 31enne Valentina Ubaldi, alla 34enne Maria Luigi e a Rossella De Luca, 37 anni, e Alfredo Barbieri, 52, che erano una coppia. Proprio ieri, 7 ottobre, Alfredo faceva gli auguri alla sua Rossellina, una fidanzata speciale con un cuore immenso, per i 2 anni e 2 mesi di fidanzamento e si rammaricava di non essere riuscito a farla conoscere ai suoi genitori. Alfredo, lo scorso marzo, ospite di Tempo Reale, aveva raccontato cos'era per lui l'inclusione. Come una unione e si attaccano, si aggregano a tutte le parti possibili e immaginabili, in più, come incastro, diciamo, nel cuore, proprio il cuore 21, dove ci siamo tutti noi ragazzi e compresi gli educatori e tutte le persone che vengono e che ci agevolano per continuare ad andare avanti nel nostro cammino e nelle nostre attività che svolgiamo. Oggi intanto per i familiari delle vittime c'è stato il viaggio più triste, quello verso San Donà di Piave, per recuperare gli effetti personali e dare l'ultimo saluto ai propri cari. Ad accompagnarli la sindaca Angelini, don Alessio Alasia e 2 psicologi. Le famiglie hanno espresso anche il desiderio di un funerale congiunto. Le salme faranno ritorno a Riccione lunedì. Domani, intanto, domenica, nella chiesa di San Martino alle 21 ci sarà la veglia di preghiera per le vittime con il vescovo e i parroci riccionesi.